Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, si sente. È sempre un'emozione cominciare un anno con la presentazione, e sempre con una bellissima platea come anche l'anno scorso. Allora, cominciamo. Cominciamo col prendere il telecomando, se può essere più sempre. Cominciamo con un ringraziamento, perché adesso lo posso fare, che ho la parete in mano. Il ringraziamento prima di tutto a voi che siete presenti a questa conferenza e poi nell'ordine all'area oscura di Valtavare, Valtaveto, che ci ospita in questa bellissima sala, che è la sala dedicata a Marco Livellara, e poi al Comune di Chiavari che ci ha dato il patrocinio di cui siamo molto orgogliosi. Quindi questi sono i ringraziamenti d'ufficio e che ci fa piacere fare. Ecco, la presentazione della scuola, in che cosa consiste questa sera? Diremo brevemente chi siamo, noi che abbiamo fatto la scuola. Chi è il naturopata, che è il protagonista di questa avventura? Ed è la conclusione di un cammino, che è un cammino molto lungo, un cammino di più di 20 anni, 25 anni, che è un cammino lungo le terapie olistiche, le terapie bionaturali, anche questo vedremo che cos'è durante la presentazione. Abbiamo fatto terapie prima di fare l'associazione, terapie quando abbiamo fatto l'associazione, poi abbiamo pensato che, secondo la nostra visione, la cosa migliore è che le persone, oltre a avere delle terapie a disposizione per il loro benessere, abbiano anche la possibilità di impossessarsi delle tecniche che procurano il benessere, quindi diventare a loro volta terapeuti, se vogliamo, in qualche modo, perlomeno terapeuti di se stessi, e poi, eventualmente, se ne hanno voglia, anche terapeuti degli altri. Ci siamo accorti a un certo punto che, dopo aver fatto parecchi corsi, quello che restava, come patrimonio alle persone, erano certamente i corsi che avevano fatto, però non gli restava una sanzione professionale, qualche cosa che loro potevano utilizzare come professione, al di là degli attestati, dei corsi a cui avevano partecipato. E allora ci è venuto in mente, come logica conseguenza e conclusione di questo percorso, di fare la scuola di naturopatia, che nella scuola di naturopatia si imparano molte, non tutte perché voglio dire ce ne sono talmente tante, ma molte delle tecniche che noi applichiamo, che insegniamo e che pratichiamo, e alla fine si ha un diploma per cui queste tecniche, che prima sono applicate su se stessi, poi si possono applicare sugli altri con valenza legale. Un diploma che per me è un diploma professionale che permette di fare il mestiere di naturopata. Questa è appunto la conclusione poi di tutto il percorso che abbiamo fatto. Ed è con questo è nata la scuola di cui poi parliamo. Ecco, adesso, per chi è naturopata, ve lo dice Graziella. Ecco, io ho cominciato il discorso semplicemente perché rappresento formalmente l'associazione Corpo di Luce di cui sono presidente, ma poi riprenderò il discorso dopo per la parte legislativa. Adesso Graziella, mia moglie, che è la direttrice didattica della scuola, è la persona più qualificata per cominciare a raccontare e delineare che cos'è la figura del naturopata e altri discorsi che vedrete. Grazie, ringrazio anche io tutti voi di essere qui questa sera, perché è veramente un piacere vedere anche questa sera la sala così piena di persone che, al di là di come ho spiegato anche a molte persone che mi hanno chiamato, questa serata, al di là dell'interesse che può suscitare a chi vuole fare la scuola, ma è importante anche per un discorso culturale, perché di naturopatia si sa ancora veramente poco, pur essendo molto praticata da tantissimi anni, ancora la naturopatia è nascosta da un velo di si sarà qualcuno che cura con le erbe, oppure che cos'è questa naturopatia. Quindi sono contenta che ci siano tante persone, anche perché la cultura è importante, quello di cui si occupa appunto l'associazione Corpo di Luce è proprio di divulgare la cultura del benessere olistico in modo particolare. Cosa vuol dire benessere olistico? Vuol dire che per noi essere nel benessere significa avere armonia fra tutte le parti di noi, le nostre parti fisiche, le nostre parti emozionali,
la nostra parte psichica e quella energetica e spirituale. Quindi quando abbiamo questo equilibrio è assolutamente impossibile, tra virgolette, ammalarsi, quindi vuol dire veramente stare bene, avere delle risorse, delle potenzialità dentro di noi che possono aiutarci a superare qualsiasi difficoltà o disagio che andiamo ad incontrare. E come diceva giustamente Marcello, l'associazione si occupa appunto da più di 25 anni di divulgare la cultura del benessere olistico e finalmente a oggi stiamo raccogliendo i risultati di tanti anni di lavoro e dove abbiamo cercato proprio di farci ascoltare anche a tanti livelli, no? Quindi anche quello politico, eccetera, per farvi conoscere questa figura, come vedremo, importantissima e che sempre di più in futuro diventerà importante. E quindi ecco perché appunto la nascita della scuola, perché vogliamo che esistano dei professionisti del settore. Essere un naturopata vuol dire affrontare il disagio delle persone, quindi è importante che le persone siano altamente qualificate e preparate ad affrontare il disagio. E quindi la scuola si propone veramente di preparare le persone. Ed è una scuola altamente esperienziale, perché una delle nostre caratteristiche è proprio quello di praticare moltissimo all'interno della nostra scuola. Ma adesso andiamo per gradi, vediamo un po' chi è la figura del naturopata. Cerchiamo di capire bene questa figura, chi è e di che cosa si occupa. Allora, come dice qui, è un professionista che opera nel campo della salute per il ripristino della spontanea capacità di autoregolazione della persona, per l'educazione alla salute e per la riscoperta e valorizzazione dell'energia e delle risorse vitali di ogni individuo. Questo è stato scritto da Luni, che ha il compito di decretare, appunto, decretare le nuove leggi. Ma detto questo, che cosa significa? Il naturopata ha il compito proprio di riportare l'equilibrio dopo che si è presentato il disagio, no? Le persone normalmente vanno da un naturopata perché non stanno bene, per n motivi, no? Psichici, emozionali, anche fisici, anche se vedremo poi il naturopata non lavora a livello fisico. E di conseguenza aiuta la persona a ritrovare il suo equilibrio. Il naturopata ha come grande compito di lavorare a livello anche preventivo, no? Quindi abbiamo bisogno veramente di educarci al benessere. Molte persone hanno uno stile di vita particolare, il nostro stile di vita, le nostre convinzioni, le nostre emozioni ci portano spesso a rompere quel delicato equilibrio delle nostre energie e a farci perdere l'armonia con noi stessi e lasciare spazio ad ansia, stress, depressioni, emozioni molto forti e disagi molto forti. Quindi il compito del naturopata è proprio di accogliere questo disagio, riconoscere che tipo di disagio è e aiutare la persona a ritrovare questo equilibrio, a ritrovare se stessa di fatto. È importantissimo, se lo vediamo nella slide successiva, comprendere che il naturopata va ad aiutare la persona a risolvere i conflitti interni. Normalmente quando noi stiamo male, quando cominciamo, prima di tutto essere in conflitto con noi stessi, perché spesso i conflitti esteriori, anzi, lo sappiamo benissimo, i conflitti esteriori normalmente si manifestano quando noi abbiamo un conflitto interiore, quando non siamo bene con noi stessi. Pensate semplicemente anche a una giornata in cui siete di cattivo umore, è molto più difficile essere tolleranti con gli altri e vedere la bellezza del mondo, no? Quindi, quando noi siamo in conflitto con noi stessi, questo conflitto si manifesta anche all'esterno e cominciamo a entrare in conflitto anche con il mondo che ci circonda. Quindi da lì poi una serie di frustrazioni che portano sempre di più a un disagio profondo. Quindi il compito del naturopata è quello proprio di aiutare la persona a riconoscere il proprio disagio, a riconoscere il proprio conflitto e con una serie di bioterapie fargli ritrovare il suo equilibrio insieme con la persona. Questo è molto importante. Ci hanno insegnato fino a quando appunto siamo piccoli, no? Quando qualcosa non va, qualcun altro risolve il nostro disagio. Tipicamente quando non stiamo bene, veniamo portati dal medico, giustamente, voglio dire, per valutare la situazione e verificare che non ci sia qualcosa di pericoloso in atto.
E quindi fin da piccoli impariamo a delegare il nostro benessere a qualcun altro, ok? E questa situazione accade per tutta la vita, quindi appena noi manifestiamo un disagio, la prima cosa è andare alla ricerca di qualcuno che ci rimetta a posto tutto, ok? Benissimo. Il compito del naturopata però non è quello di mettere a posto tutto, sì, è anche quello, ma la cosa importante è di far capire alla persona, far riconoscere alla persona il perché del suo conflitto e del suo disagio. La persona deve diventare consapevole di che cosa non sta funzionando nella sua vita, di che cosa ha portata a manifestare quel malessere. Allora, in questo modo, insieme, si lavora per il riequilibrio. Quindi, si cambia completamente schema. La persona deve diventare parte attiva del suo processo di crescita e di cambiamento. Altrimenti non facciamo nient'altro che fare quello che abbiamo fatto fino ad ora, non delegare a qualcun altro la nostra salute e il nostro benessere. E questo non può e non deve accadere, perché abbiamo detto che il naturopata è anche una figura di prevenzione. Quindi quando io educo le persone al benessere, a stare bene e piano piano si fa un percorso di crescita, la persona non ritornerà a quel disagio, perché avrà capito, avrà compreso quali sono le parti che doveva trasformare e piano piano troverà un equilibrio permanente. Questa è la cosa importante, perché altrimenti il disagio un po' si rimanifesta, le persone tornano e rientriamo in un ciclo in cui non si esce. Invece il naturopata ha proprio questo compito importante di aiutare le persone a diventare consapevoli dei loro conflitti, no? E aiutare. Guardate un po' che cosa dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Per far capire come la figura del naturopata è necessaria ed è anzi consigliata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo decreto del 1948, l'organizzazione dice: l'approccio al benessere del naturopata corrisponde alla definizione della salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La salute non è semplice assenza di malattia, ma è uno stato di completo benessere fisico, emozionale e sociale, ok? Quindi lo vediamo benissimo, molte persone non sono malate, ma non stanno bene. Tante persone vengono da noi naturopati a dirci proprio questo: io non ho nessun problema, va tutto bene, però non sono infelice, mi sento triste, sono a disagio, sono insofferente. Perché appunto non basta non essere ammalati per stare bene. Stare bene vuol dire avere un equilibrio. Ed è questo. E guardate un po', l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci consiglia proprio questo, no? Cosa ci sta dicendo? Sta dicendo che sono necessarie delle figure che si preoccupino di aiutare le persone a ritrovare questo equilibrio. Come dicevamo prima, olistico è proprio questo, no? È proprio armonizzare la persona in tutti i suoi aspetti. Allora c'è veramente la guarigione completa. Ora vediamo, come abbiamo detto prima, noi non lavoriamo, ecco, un'altra cosa importante, noi non lavoriamo sulla malattia, ma su tutto ciò che ha creato lo squilibrio, ok? Ed è importantissimo, perché questo è il cuore del nostro lavoro, e non lavoriamo appunto sulla persona, ma con la persona, come vi dicevo prima. È un lavoro che si fa insieme, no? In modo che la persona impari, questa è una cosa importante, a riconoscere i propri conflitti, anche quando non sarà più risentita da noi, no? Perché deve imparare a capire che ogni volta che manifesta un disagio, questo disagio in realtà gli sta dicendo qualcosa, gli sta facendo tutto sommato un regalo, perché gli sta facendo capire che deve mettere qualcosa a posto nella sua vita per stare bene. Questa è la vera conquista. Ecco, una cosa importante, proprio perché, come dicevamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia questo, sempre di più è importante che la nostra figura entri in relazione, in collaborazione con la medicina tradizionale. Io ho 30 anni che faccio questo lavoro e ho visto nell'arco di questi anni la medicina avere molti conflitti con le nuove terapie, con le bioterapie, come ho visto altrettanto naturopati, omeopati, fitoterapeuti, eccetera, entrare in conflitto con la medicina, no?
perché sembra che qualcuno debba per forza avere ragione, no? Ma questo non è olistico. Olistico significa anche intero, insieme, e insieme dobbiamo collaborare per l'unico obiettivo utile, che è quello di far star bene le persone. Tutto il resto è ego, punto. Cioè, ed è questo che si preoccupa di fare in natura, di entrare sempre di più in relazione anche con le strutture sanitarie. Uno dei nostri futuri progetti dell'Associazione Corpo di Luce è proprio di presentare dei progetti all'interno degli ospedali, perché questa figura sia integrata all'interno degli ospedali. È fondamentale, perché il medico, se lo vedremo con la malattia, noi dobbiamo andare a fare tutto il resto del lavoro, che è importantissimo per il mantenimento dello stato di salute. Vediamo già alcuni ospedali evoluti che hanno integrato al loro interno le nuove terapie. Noi speriamo che anche la Liguria sia uno di questi fra poco. Di San Carlo di Milano, le Monete di Torino, l'ospedale integrato Petruccio di Pitigliano, l'ospedale di Merano. Ecco, negli USA una cosa interessantissima: dal 2000 ogni anno si moltiplicano gli ospedali che integrano le nuove terapie, le bioterapie all'interno. Questa è una cosa importantissima, è fondamentale. Dobbiamo raggiungere anche noi presto questo obiettivo, proprio perché noi abbiamo chiamato la nostra scuola, se avete letto, scuola integrata di naturopatia, perché vuole proprio preoccuparsi di collaborare con tutte le figure professionali specialistiche, perché, come vi dicevo, l'obiettivo è far star bene le persone. Ecco, vediamo poi due approcci al benessere. Questo è molto interessante, questo quadro, per capire chiaramente come funziona, no? Allora, ci sono i due estremi del benessere. Il benessere compiuto, invece, la malattia. Cosa succede a un certo punto? Normalmente la persona comincia ad avere dei segnali che poi diventano dei sintomi, no? Dei segnali di che non sta bene. Questo non star bene dentro di sé piano piano si manifesta come un sintomo. Normalmente quando abbiamo i sintomi, cosa succede? O vengono da noi o vanno dal medico per cercare di capire che cosa succede. Normalmente si va dal medico e il medico, se rileva che c'è già in corso una patologia, a questo punto interviene. Se rileva che non c'è niente, perché sarà successo credo un po' a tutti voi, no? Di non stare bene e poi vado a fare gli esami, eppure il medico mi dice che non c'ho niente, io ho male di qua, sento male di là, ho l'ansia, non dormo di notte, però a livello fisico e a livello di esami non trovo niente. Questi sono dei sintomi che stanno manifestando già un disagio. Quindi il medico cosa fa? Se i sintomi manifestano poi già una patologia, chiaramente interverrà, no? Prima che la malattia diventi disabilità e morte, e cercare di riportare la persona alla salute e la totale remissione di tutti i sintomi che hanno manifestato, no? Quindi la riporta al punto neutro, centrale, no? Quindi la porterà a dire: tu non hai più niente, la malattia non c'è più, i sintomi sono passati, io sono a posto. E lì la persona viene lasciata con il suo malessere interno rimasto, però, perché l'assenza di malattia non gli ha risolto i conflitti interni. Qui interveniamo noi, no? Dove andiamo a lavorare su tutti gli aspetti fisici, emozionali, energetici, psichici che possono aver portato lo squilibrio nella persona. E questo è il vero grande lavoro. Tra l'altro noi possiamo già collaborare quando c'è la patologia, appunto in collaborazione con la medicina, quindi appunto ecco l'importanza di entrare nelle strutture sanitarie. Possiamo già lavorare quando c'è una patologia, collaborando, oppure quando la persona ha risolto la patologia andrà a lavorare su tutto quello che è l'aspetto che ha causato. E qui arriva la parte molto importante, la consapevolezza e l'educazione e crescita. Cosa significa? Quando io ho fatto prendere coscienza alla persona di perché ha manifestato quella problematica, quel disagio, quella malattia, la persona verrà educata a uno stile di vita diverso, no? Verrà educata a cambiare quegli atteggiamenti, quelle convinzioni, quei modelli che ha di funzionamento che l'hanno portata a quel disagio. Questo è importantissimo. E ecco perché la scuola si avvale anche non solo di fare e insegnare bioterapie, ma anche di insegnare delle tecniche che poi la persona stessa
adotterà a casa per mantenere il suo stato di salute, per rieducarsi a uno stile di vita nuovo. Quindi si impareranno anche degli strumenti, perché abbiamo detto prima che il naturopata lavora con la persona, quindi educando la persona al benessere. Faccio un esempio banale, qui abbiamo anche la nostra docente, dove sei, Patrizia, di alimentazione, eccola là. Faccio un esempio, no? Se uno mangia patatine tutti i giorni e ha l'ulcera, se non la educhi a mangiare in modo diverso, non credo che la sua ulcera, poi, anche se il farmaco può averla guarita, difficile che non si ripresenti, giusto? Comunque, per rifarmi brevemente a quello che dicevi tu, cioè le cose, diciamo, le conosciamo tutte, queste che facendo tu. Per ricollegarmi, vedete che hai ragione tu, bisogna fare un'educazione che vada all'interno, del perché certo. La persona, pur sapendo che se l'ulcera deve mangiare certe cose, non si comporta di conseguenza. C'è un qualcosa. C'è qualcosa che la porta a mangiare in modo. In modo olistico, come dicevi tu, quindi quello che farò io, perché poi dico brevemente andare. Benissimo, anche perché il lavoro che fa Patrizia è all'interno di capire un attimino, di vedere perché come fare per poter pensare alla propria salute, cosa che non si può. E non mangiare le patatine. Ecco, no, anche perché scherzi a parte, come diceva giustamente Patrizia, non è un caso se una persona va a ricercare le patatine e le schifezze, voglio dire. C'è qualcosa da dentro che la porta in quella direzione. Altrimenti, che non sia la festività che condividi, però certo, c'è qualcosa dentro che, come dici tu, l'approccio al benessere che noi non abbiamo come rispetto per noi stessi. Questo esattamente. È quello che faremo. Esatto. Grazie Patrizia. Quindi, educare le persone a uno stile di vita nuovo, in modo da mantenere lo stato di benessere, no? E qui avviene la crescita e l'evoluzione della persona. E quindi qui facciamo un lavoro di prevenzione, perché nel momento in cui abbiamo rieducato la persona non si riammala, altrimenti dopo un po' il problema ritorna. Ricadiamo nelle stesse dinamiche, negli stessi problemi. Quindi è importante l'evoluzione. Calcolate che noi siamo degli esseri in continua evoluzione. Tutto il nostro sistema fisico, mentale, emozionale, psichico è tutto programmato per evolversi. Noi dal giorno, da oggi a domani, siamo già diversi. Non possiamo dire di essere uguali a quello che eravamo ieri, siamo in continuo movimento ed evoluzione. Okay? Quindi dobbiamo assecondare la nostra evoluzione. Quando noi non assecondiamo la nostra evoluzione, non riconosciamo i nostri bisogni, i bisogni che ci vengono incontro, strada facendo ed evolvendoci, ecco che cominciamo a manifestare il nostro disagio. Perché? Perché la nostra anima, parlo di anima, anche stasera esagio, via. La nostra anima in realtà ha scelto di fare un certo percorso. Io credo moltissimo a che ognuno di noi ha uno scopo fondamentale nella sua vita. Ognuno di noi è importantissimo, unico e irripetibile. Guardate solo il fatto che siamo più di 7 miliardi sulla Terra e non abbiamo un DNA uguale all'altro. Questo ci fa capire la nostra unicità, no? Quanto siamo veramente straordinari e unici. E con questa unicità noi arriviamo sulla Terra per fare un percorso che abbiamo scelto di fare, di portare a termine delle sfide che sono delle occasioni di vita, no? E quindi per avere tutte le potenzialità, tutte le risorse dentro di noi per portare avanti il nostro percorso, secondare la nostra evoluzione, dobbiamo imparare a conoscerci e a capire chi siamo e cosa siamo realmente. John Shee, che è colui che ha coniato la parola naturopata, che è un americano nel 1895, ha coniato il termine naturopatia, che significa poi empatia con la natura, cammino verso la natura, ma non vuol dire cammino verso le piante, le erbe, eccetera, vuol dire cammino verso noi stessi, verso la conoscenza di noi stessi. Tutti noi conosciamo veramente poco di noi stessi e questo purtroppo fa parte della vita, perché fin da piccoli spesso impariamo ad assecondare i bisogni di chi ci sta attorno, no? E quindi perdiamo di vista quelle che sono le nostre vere necessità, i nostri veri bisogni, fino a che da adulti cominciamo a farci delle domande e dire: ma è veramente questo quello che io voglio? È veramente la direzione che voglio prendere? Sto facendo quello che la mia anima ha chiesto e quello che vuole fare? Perché la nostra anima ci asseconda se facciamo quello che
è scesa sulla terra a fare, altrimenti difficilmente la nostra, per anima intendo anche energia, la nostra energia ha il suo compito, la sua direzione. Nel momento in cui io non sto seguendo la mia direzione, la mia energia non mi segue e comincio a avere questi famosi cali di energia di cui tutti parlano, ma nessuno sa capire com'è. Quando io ho dei continui cali di energia, mi devo domandare che cos'è che mi sta fermando, che cos'è che non mi sta facendo andare avanti, cos'è che non sto facendo che vorrei veramente fare. Ecco, gli strumenti del naturopata sono un insieme di bioterapie, come vi diceva all'inizio Marcello, molto molto pratiche proprio anche da utilizzare, e sono diverse. Avremo bioterapie che avranno sul fisico, sulle emozioni, sulla psiche, sull'energia, ma è importante sapere che ognuna di queste bioterapie lavora appunto a livello olistico, quindi a 360 gradi. Quindi quando io faccio un intervento sulle emozioni, è inevitabile che andrò ad armonizzare tutto il resto. Facciamo un esempio di qui molto semplice, da nave, no? Cioè, se io sono stressata e ho tutti i muscoli contratti, ho mal di stomaco che non dormo di notte, vado ad equilibrare questa emozione di stress che mi sta provocando tutto questo, mi passerà il mal di stomaco, quindi i muscoli si rilasseranno e io ricomincerò a dormire serena. Molto semplicemente, pure non sono intervenuta sul fisico, ma equilibrando le emozioni, tutto il mio sistema ha ritrovato l'armonia, ha ritrovato l'equilibrio. E quindi qualsiasi tipo di bioterapia io andrò a utilizzare farà questo lavoro, che io intervenga sulla psiche, che io intervenga sul fisico o sul sistema energetico. Questo è lavorare in modo olistico. Avere più strumenti è molto importante, perché vuol dire avere anche più possibilità di intervento, perché ci saranno persone che verranno dal naturopata e vorranno un approccio più fisico, no, ma io cose energetiche non ne voglio, no? Arrivano prevenuti un po' perché c'è un po' di ignoranza nei confronti di quello che è il sistema energetico, e quindi. Oppure la persona che non vuole lavorare sul fisico vuole lavorare invece sulle emozioni o sulla psiche. Quindi noi avremo più strumenti in modo da avere più possibilità di intervento e più possibilità di aiuto, che come dicevamo prima, ogni persona è diversa da un altro. Quindi l'intervento che andrò a fare su una persona non sarà mai uguale a un altro, è impossibile. Ogni persona è un essere unico, quindi arriva lì col suo disagio e io devo saper riconoscere come intervenire al meglio per quella persona, in sintonia con quella persona, quindi capire quale tipo di intervento più adatto a lei. Ecco, cosa farà la scuola? La scuola in questi 3 anni darà un'informazione generale. Perché? Perché è importante, perché come abbiamo visto nel quadro che si è presentato prima, molte persone hanno dei sintomi e vanno dal medico immediatamente. Altre persone hanno dei sintomi e vengono da noi, no, a chiedere. Allora io devo sapere riconoscere se quel tipo di intervento è di mia competenza, ok? Oppure devo mandarla dallo specialista, no? E questo è fondamentale, perché non siamo tutt'oggi, no? È importante riconoscere i confini del nostro lavoro, che è già abbastanza impegnativo, senza caricarci di competenze che non sono le nostre. Quindi sapere riconoscere il disagio e sapere quando noi possiamo intervenire e quando invece possiamo rimandare allo specialista, e quindi l'informazione generale. E poi avremo un'informazione, invece una preparazione specialistica, come dicevamo prima, con tutta una serie di tecniche che andremo ad imparare per intervenire. Credo che il fiore all'occhiello della nostra scuola sia proprio la pratica, proprio per la nostra esperienza trentennale in questo campo, dove siamo stati allievi noi prima di essere terapeuti e insegnanti, no? Quindi abbiamo partecipato a tantissime scuole e corsi, abbiamo capito com'è fondamentale la pratica all'interno di una scuola, perché altrimenti tanta bella teoria fa molto piacere, per carità, perché è informativa, ma poi alla fine usciamo dalla scuola, ci troviamo di fronte alla persona con disagio e non sappiamo da che parte cominciare. Invece nella nostra scuola già dal primo weekend si inizierà a lavorare proprio, quindi ogni lezione sarà pratica e teorica, in modo che le due cose si integrino bene tra di loro e le persone imparino a lavorare sulle persone con i trattori tirocini da fare anche a casa. È una grande scuola, un grande lavoro, ma è un lavoro straordinario, e questo è importante. Quindi questo è
dico tutto la parte organizzativa che io la trovo più noiosa, la faccio spiegare a Marcello, perché è lui che si occupa poi anche di seguire gli allievi con tutto il sistema informatico, eccetera. Quindi intanto vi ringrazio per avermi ascoltato e lascio la parola a Marcello. Adesso arriva la parte noiosa, rassegnatevi. Bisogna parlare anche di queste cose, perché quello dell'organizzazione della scuola è anche importante per capire, appunto, come dicevo, che cosa si va incontro quando si fa una scuola di questo genere. Ecco, uno dei compiti della scuola, degli obiettivi, è quello di rendere come dire, l'apprendimento facile, tra virgolette facile, perché l'apprendimento non è mai gratuito e facilissimo, ma facile nel senso che la scuola cerca di togliere gli elementi che sono i più, come dire, che danno maggior disagio, no? Per esempio, il fatto che ci siano delle persone che lavorano, cerchiamo di fare degli orari che, come dire, rispettino al massimo le esigenze delle persone che lavorano. Questo lo facciamo nei weekend, e del resto questo non è una caratteristica solo della nostra scuola, ma di tutte le scuole di naturopatia. Quindi le lezioni si fanno nel weekend appunto per poter servire anche e insegnare anche alle persone che lavorano. Ecco, c'è un'area di supervisione personale a distanza che permette ai docenti di seguire gli allievi direttamente a distanza tramite ovviamente il sito. Il sito è un po' il motore di collegamento, di connessione, di comunicazione tra gli allievi tra di loro e tra gli allievi e i docenti. Quindi ovviamente i docenti fanno una supervisione frontale in aula, dialogando con gli allievi ovviamente, e poi c'è questa supervisione personale a distanza che per poter rendere la supervisione efficace, no, abbiamo un limite di popolazione nella scuola, non superiamo la possibilità, abbiamo stabilito di non superare i 30 allievi, in realtà che i docenti possono seguire gli allievi uno per uno in modo personale, no? Ci sono delle scuole, degli esempi di scuole di naturopatia che sono delle scuole gigantesche con più di 100 allievi anche, e l'esperienza che abbiamo in diretta per le persone che hanno partecipato a questa scuola è che in effetti poi si perde il dialogo con il docente fatalmente. Sì, no? Ma poi anche a livello proprio pratico, no? È difficile quando si fa la pratica delle varie bioterapie seguire tante persone, un docente, cioè è impensabile, quindi bisogna avere un numero limitato perché le persone possano essere ben seguite nella pratica, perché la teoria, vuol dire uno ascolta in qualche modo, è molto più facile. Questa procedura si chiama i tuoi docenti in linea, giusto per dargli anche un nome, il fatto di poter colloquiare con i docenti in tempo reale. Ok, la ragione per cui ci sono 30 allievi anche appunto che si lavorano oltre alla pratica è per poter seguire e verificare i risultati della pratica, è necessario che non ci siano troppi allievi. Quindi queste sono le ragioni per cui c'è questa limitazione del numero di allievi. I docenti li abbiamo scelti in modo tale che insegnino in modo vivace anche. Per esempio il docente di anatomia. L'anatomia è una particolare disciplina che chi ha un po' di familiarità lo sa, è come studiare i muscoli del nostro corpo può essere mortale, quindi dobbiamo leggere l'elenco delle fogne di biografia più o meno, se è fatto in questo modo elencatorio. Il nostro docente di anatomia lo conoscendo perché non lo conoscevamo e abbiamo trovato sul sito che ha e dei commenti dei suoi allievi che dicevano che insegnano in maniera molto divertente. Questa cosa ci aveva colpito, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo verificato e in effetti è stato uno dei docenti più apprezzati, pur essendo la sua materia apparentemente alta. Quindi è molto importante anche il modo, l'approccio, ecco, che si ha nell'insegnamento. Ecco, qui abbiamo già detto che è importante anche lavorare su se stessi. Per noi il lavoro comincia su noi stessi. Il primo anno soprattutto è dedicato fin dall'inizio proprio a lavorare su se stessi. Non si riesce a lavorare sugli altri se non si è sperimentato su se stessi le tecniche. Noi abbiamo verificato in tanti anni di lavoro. Le tecniche che funzionano meglio sono quelle che noi abbiamo applicato noi stessi e di cui abbiamo verificato il valore su noi. Perché a questo punto se io ho una tecnica di questo genere e sono sicuro della mia tecnica perché su di me ha avuto un buon effetto, la applico anche con un'energia diversa alle persone, perché so già che possiede uno strumento efficace, quindi non faccio delle prove, come dire, il paziente, il cliente, insomma, poi
la parola paziente non è tanto adatta in questo contesto, ma sono un cliente, chiamiamolo così, si rende ben conto del fatto che se io sto facendo delle prove su di lui o se invece di inserire le cose che ho sperimentato. Ecco, me di sicura che il sumo è una citazione del Vangelo di Luca, di Matteo, di Luca. Se Luca Matteo, comunque che dice che un medico deve curare se stesso. Se voi avete un medico, un specialista di una certa cosa e trovate che lui è ammalato di quella malattia di cui voi andate a farvi curare, normalmente questo non è un buon biglietto di presentazione, no? Qualche volta succede. Quindi il fatto che uno, per essere un bravo medico, deve essere a posto con se stesso e curare prima di tutto se stesso è molto comune. Insomma. C'è un quarto anno che è facoltativo, non fa parte del diploma, il diploma ci ottiene al terzo anno. Il quarto anno è un anno facoltativo per chi vuole approfondire una certa materia, no? La riflessologia, una materia, la fisioterapia, che è una materia per esempio molto gettonata in naturopatia. Perché due weekend al mese? Due weekend al mese sono impegnativi, ce l'hanno detto, ce l'hanno fatto notare, l'abbiamo verificato anche noi, perché poi ci siamo anche noi, perché non sono solo gli allievi che sono coinvolti nella lezione, noi nell'organizzazione, nella docenza, eccetera. Però sono necessari perché era il modo più, l'orario, il calendario più efficace per poter raggiungere gli obiettivi che la scuola si propone. E anche per il riconoscimento del diploma. Quando abbiamo cominciato, quando abbiamo fatto la scuola, non c'era ancora il riconoscimento della figura professionale dell'osteopata, di cui adesso parleremo. Adesso però c'è. E quando abbiamo proprio scelto un orario che assicurasse la maggiore, come dire, preparazione, la migliore preparazione in vista di un riconoscimento futuro del diploma. Come vedremo adesso, ci siamo accorti che la nostra scelta è stata corretta. Ecco, per quanto riguarda l'Europa, adesso facciamo un brevissimo esame della legislazione. Che cosa vuol dire? La legislazione vuol dire il riconoscimento ufficiale della figura dell'naturopata e delle figure di questo tipo di professionisti. L'Europa ha definito queste figure in una direttiva del 2005, la direttiva 36 del 2005. Quindi, dicendo che si possono, che vanno bene tutte le professioni, purché siano in qualche modo attestate da delle organizzazioni professionali in cui i professionisti liberamente si associano tra di loro e le associazioni hanno il compito di attestare che hanno una preparazione, eccetera, eccetera. Quindi è un tipo di organizzazione diversa, come vedremo, da quello che avevamo in Italia. Ecco, questa è la prima. Le associazioni hanno il compito di attestare la formazione del professionista, quindi di garantire anche all'utente che il professionista ha una preparazione adeguata. E poi garantire anche che il professionista si aggiorni professionalmente. Ecco, adesso vediamo per un attimo com'è importante questo concetto. Ecco, poi in Europa si dice che dei 28 stati che costituiscono l'Unione Europea, quando i due terzi riconoscono una certa figura professionale, automaticamente tutti gli stati la riconoscono. La naturopatia, per esempio, adesso come vedremo, la naturopatia è già riconosciuta in un certo numero di stati, non ancora nei due terzi. Quindi è stata riconosciuta nei due terzi degli stati, in Italia è stata riconosciuta dalla legge di quest'anno, quindi questo problema non c'è. La cosa singolare è che l'Italia, fino al 2012, fino all'anno scorso, ha pagato delle multe all'Europa perché non ha seguito la direttiva, la direttiva che dicevamo del 2005, 36 del 2005. No? In Italia questo succede con una certa frequenza. Sapete che per esempio ci sono stati vari casi di mancato utilizzo dei fondi europei, no? Che ci lamentiamo che non abbiamo soldi, l'Europa stanzia dei fondi per fare dei progetti, eccetera, i progetti vengono approvati e poi non vengono finanziati perché non vengono eseguiti. O non c'è il progetto, oppure il progetto non viene svolto nei tempi giusti. Quindi il rapporto dell'Italia con l'Europa è sempre stato un po' difficile da questo punto di vista. E quindi adesso non c'è più questo problema perché adesso finalmente abbiamo la legge e quindi dal 2013 siamo a posto con l'Europa. Ok, la naturopatia è riconosciuta all'Olanda, Belgio, Danimarca, Savoia, Germania, Ungheria, Finlandia e probabilmente anche qualche altro, perché questo era l'elenco dell'anno scorso. In Italia, cosa succede in Italia? Ci sono stati dei tentativi, parecchi tentativi negli anni, in tanti anni, nei decenni, ci sono stati tentativi di
fare una legge che trattasse, che mettesse a norma, gestisse le nuove professioni. C'è stata una delle proposte di legge più importanti, è stata quella di Lucchese del 2006, e poi ce ne sono state varie altre. La cosa importante è che il 19 dicembre del 2012 è stata approvata in via definitiva la legge, che poi si è chiamata legge 4/2013, che detta delle disposizioni in materia di professioni non regolamentate, che è la legge di cui ci occupiamo noi, perché è la legge che riconosce il traffico in Europa. Adesso la vediamo un pochino meglio. Ci sono, questa legge ha 11 articoli e detta delle regole non obbligatorie, non c'è niente di obbligatorio, sono dei cammini, è un cammino di esecuzione, come dire, un cammino. Il cammino da seguire. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2013, è entrata in vigore il 10 febbraio, quindi è freschissima quella di quest'anno ed è stata salutata come un evento, perché veramente da decenni si cercava di avere una legge, no? Da qualcuno è stata anche criticata, come spesso succede, perché non è una legge completamente soddisfacente, no? Però in confronto all'assenza di legislazione che c'era in passato, per cui le figure dei naturopati e di tutti gli operatori olistici, no? Gli operatori olistici, a differenza dei naturopati, sono gli operatori che applicano normalmente una tecnica. Il naturopata ha un arco di frecce al suo, un insieme di frecce al suo arco, e l'operatore olistico in arco, però concettualmente fanno un lavoro, un intervento molto simile, no? Ecco. E quindi in assenza di una legge, gli operatori delle discipline più naturali della medicina complementare sono sempre vissuti in un limbo non riconosciuto. Come spesso succede in Italia, le cose sono non dette, no? C'era anche il pericolo veramente di essere accusati di abuso di professione medica, di sono cose che chi fa questo lavoro conosce. Ecco, adesso, dopo questa legge, la legge 4/2013, ci sono due sistemi di organizzazione per le professioni in Italia. Uno è il sistema classico, che è il sistema autorizzatorio. Il sistema autorizzatorio come funziona? C'è un ente pubblico che certifica che una certa persona ha fatto un iter di preparazione, ha seguito un certo iter scolastico, che normalmente è una laurea, normalmente, e viene attraverso l'esame di Stato, entra in un albo professionale. Questi sono gli albi professionali classici dei medici, degli ingegneri, degli architetti, degli avvocati, eccetera. C'è un secondo, questo si chiama professione ordinistica con albo. C'è un secondo, una seconda insieme di professionisti che sono nei collegi professionali, questi sono i commercialisti tipicamente. In questo caso è richiesta normalmente una laurea breve o un diploma, non è richiesta, però il meccanismo è lo stesso. Allora, qual è il concetto di questo sistema autorizzatorio? È che se uno ha i titoli per entrare nell'albo, entra nell'albo e ci resta, indipendentemente da tutto il resto, no? Magari quando entra nell'albo ha una preparazione straordinaria, perché ha appena fatto gli esami, ha fatto l'esame di Stato, eccetera, però poi magari smette di studiare, qualche volta succede anche questo, no? Smette di studiare, non aggiorna la sua preparazione, però dall'albo nessuno lo caccia, a meno che non faccia degli errori clamorosi, oppure a meno che non si metta contro dei miei, per esempio, l'esempio del dottor Bach, che è lo scopritore dei fiori di Bach, che è stato radiato dall'ordine dei medici perché aveva fatto una cosa che per l'ordine dei medici era eretico. A meno appunto di questi casi eccezionali non si esce dall'ordine, non si viene espulsi dall'ordine. Questo è sopra il sistema autorizzatorio. Il sistema accreditatorio, che è quello della legge, della direttiva europea, della legge che abbiamo attualmente, è un processo di valutazione sistematico, c'è un ente esterno che certifica che il professionista è entrato, vediamo bene, dovrebbe esserci nella slide successiva. Beh, intanto i professionisti che sono interessati, non solo sono tutti naturopati, ci sono i naturopati, ci sono tanti altri professionisti, ma che sono interessati a questa legislazione, sono 3 milioni e mezzo in Italia, che costituiscono il 4%, più del 4% del PIL nazionale, quindi una parte importante anche dei lavoratori, diciamo, in Italia. Ecco, allora, questo ente terzo, dicevamo, che attesta, certifica i professionisti, sono le associazioni professionali normalmente.
non è obbligatorio iscriversi a un'associazione professionale, un professionista può anche fare da solo, però se fa da solo ha a suo carico, come dire, una serie di incombenze che normalmente l'associazione gli risolve, insomma, gli semplifica la vita. E cosa fa l'associazione? Prima di tutto attesta che il professionista è iscritto all'associazione, che ha i requisiti per l'iscrizione, quindi se si è iscritto è perché ha i requisiti. Nei requisiti dell'associazione ci deve essere scritto che per essere iscritto all'associazione bisogna avere fatto certi studi, bisogna avere certe competenze, eccetera, eccetera. Che mantiene gli standard qualitativi dell'attività professionale per poter mantenere l'iscrizione. Ogni 2 o 3 anni c'è una verifica, bisogna aver fatto un percorso attraverso un sistema di accreditamento a punti che si chiama ECP, no? Che è simile agli ECM medici sostanzialmente, no? Educazione continua professionale, vuol dire ECP. Altrimenti il professionista, se non ottiene gli ECP richiesti, non può mantenere l'iscrizione all'associazione, quindi dettagli. Quindi c'è non solo una verifica delle condizioni iniziali per l'entrata nella professione, ma anche una verifica del fatto che il professionista continui ad aggiornarsi. E poi c'è una serie di garanzie per l'utente, per il professionista, perché per l'utente c'è l'associazione garantisce che il professionista ha la certificazione UNI, delle norme UNI, tra l'altro vedremo anche come è importante questo, e poi lo sportello è qualcosa che garantisce l'utente, nel caso non sia contento del professionista, qualche uno strumento a cui rivolgersi per poter fare le sue mentire. E poi la polizza assicurativa per il professionista, quindi questo è quello che mette a disposizione l'associazione nei confronti dell'utente e nei confronti del professionista. Ecco, quindi questa attestazione professionale è una tutela sia per il professionista che per il cliente. Quest'anno, oltre che l'entrata in vigore della legge 4/2013, è entrata anche in vigore la norma 11.491/2013 dell'UNI. L'UNI è l'ente che fa la normalizzazione, che detta le norme in tutte le attività produttive, eccetto nell'elettrotecnica, dove c'è la CEI che è un ente normalizzatore apposta. Però per tutto il resto è l'UNI, e quindi per la prima volta, erano anni che discutevano a livello di UNI per definire la figura del naturopata. Ecco, le norme UNI definiscono che studi deve fare il naturopata, che tipo di competenze deve avere, come deve procedere nel suo lavoro. Ecco, abbiamo verificato che pur non avendo la norma UNI quando abbiamo cominciato la scuola, perché non c'era ancora ovviamente, abbiamo verificato che la scuola corrisponde esattamente alle norme che lui ha dettato in questa norma, di questa, le regole che ha dettato in questa norma di quest'anno. Ecco, la SIAF è la nostra società, associazione di riferimento. E la nostra scuola, Scuola Emergere, aderisce alla SIAF, che è l'associazione che attesta che quando un naturopata ha completato, il diplomato, entra nel registro della SIAF e attesta appunto quelle cose che dicevamo, e gli dà, come dire, la possibilità di eseguire, di fare la sua professione. Ecco, qui adesso vi risparmio questa, ve lo faccio vedere con un grafico. L'organizzazione in questo settore è questa: c'è il CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che risponde al Ministero dello Sviluppo Economico. Il CNEL è quello che determina le regole per i contratti di lavoro, per del lavoro. Dal CNEL dipendono il COLAP e il CNA. Il COLAP è il coordinamento delle libere attività professionali, e il CNA è quello degli artigiani, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, che coordina un sacco di organizzazioni, è una organizzazione molto ricca di associazioni. Dal COLAP dipende la SIAF è associata al COLAP, e dipende anche l'ASPI, e poi dagli altri, ce ne sono tante associazioni, no? E l'Emergere è associata alla SIAF. Ecco, questa freccia tra la SIAF e ASPI è importante perché la SIAF, adesso vediamo se abbiamo spiegato meglio, ecco, SIAF e ASPI hanno firmato una convenzione che permette di mettere nei rispettivi registri o albi professionali gli iscritti alle due associazioni. Cosa vuol dire? La SIAF si chiama Società di Organizzatori Familiari, Counselor e Counselor Olistici e Operatori Olistici. Questa è la SIAF, è nata così, no? Adesso si è allargata anche ai naturopati. Cosa poteva fare la SIAF? Allargare il suo registro, introducendo anche i naturopati.
Questo voleva dire una serie di, è una procedura lunga, la Silvia ci ha messo degli anni a mettere insieme concertatori familiari, eccetera, eccetera, fino all'operatore turistico. Allora ha fatto una convenzione con l'ASPIN, che è l'associazione che gestisce il registro dei naturopati in Italia, per cui automaticamente i naturopati che si diplomano con la, nella scuola emergenza e sono iscritti alla SIAF, quindi sono associati alla SIAF, si entrano anche nel registro dei naturopati, quindi entrano nel registro della SIAF come operatore turistico e nel registro dell'ASPI come naturopata. Quindi in questo caso il diplomato della scuola emergere ha due registri professionali di riferimento. No? Questo è il succo, insomma, adesso mi rendo conto che sono cose un po'. Questo è quello che dicevamo, si entra che il diplomato è il dottore. Adesso arriviamo velocemente alla conclusione. Qui ci sono cose che abbiamo detto, prestazione di competenza professionale. Ecco, questo c'è un codice deontologico, le associazioni professionali hanno un codice deontologico che è quello che detta le norme di comportamento anche etico e professionale ai propri associati. Vi cito questo della SIA perché è molto significativo per dire che cos'è un codice deontologico. Il naturopata e l'operatore olistico fondano la propria professione sui principi etici dell'accoglienza e del rispetto, dell'autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell'ascolto, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza. Quindi, se un professionista è iscritto, è nell'albo dei naturopati, è associato alla SIAF, deve assolvere, attenersi a questo e ad altri codici del codice deontologico della SIAF. Allora, sono 1200 ore in 3 anni, e l'abbiamo scelto perché c'era tutta una serie di segnali che ci dicevano che era il numero di ore giusto per avere una preparazione professionale adeguata, e in effetti poi abbiamo verificato che è così, dalla definizione unica del naturopata. Ecco, sono 1200 ore nei 3 anni, sono 400 ore all'anno. Come sono divise queste 400 ore? 16 weekend frontali in aula, sono 2 weekend al mese, ripeto per 8 mesi, no? Quindi sono 16 weekend. 4 giorni di stage residenziale finale, che sono 4 giorni normalmente fatti all'estero, tra virgolette, non li facciamo in aula, ma in un ambiente che permetta di non avere disturbi. Per 4 giorni si vive in una zona protetta in qualche modo, e quindi è un modo per riprendere e approfondire il lavoro che si è fatto durante l'anno. Lo studio del tirocinio a casa, la supervisione dei docenti e poi gli esami e la tesi finale. Queste sono le 400 ore che ogni anno. Sì, qui non li facciamo vedere tutti, li faccio vedere rapidamente. Questi sono i corsi, l'elenco dei corsi, di lezione anatomia, PNL, psicosomatica, kinesiologia, medicina tradizionale cinese, riflessologia, floriterapia di Bach, quindi fiori di Bach, omeopatia, fitoterapia, Feng Shui, geopatia, tecnica a medizione corporea, epigenetica. Su ognuno di questi si potrebbero fare dei lunghi discorsi, ma non è il caso di fare qui, insomma. Decongestionamento della schiena mentale e comportamentale bloccanti, nutrizione, massaggi olistici, e poi ci sono lo studio. Io vorrei solo aggiungere una cosa. Siccome abbiamo la fortuna questa sera di avere in sala qualcuna delle nostre allieve, se avessero voglia di dire la loro esperienza di questo primo anno, con due parole, giusto per capire anche che cosa vuol dire fare questa scuola e cosa, se veramente quello che raccontiamo, oppure magari raccontiamo delle cavolette, non so. Vediamo se fanno le coraggiose e una spintaneamente si alza. Se non avessero voglia, sono pregati di farlo lo stesso. No. Grazie, fateci un applauso, Vittorio. Buonasera a tutti, mi chiamo Patrizia Meschi e quest'anno mi iscriverò al secondo anno di naturopatia. Vi posso dire brevemente un po' nel percorso. Intanto diciamo che fin da
piccolina ho sempre desiderato conoscere tante cose riferite ai meccanismi dell'universo, alla natura e alla natura umana. Tutti argomenti che poi nel corso del tempo forse ho in qualche modo coltivato, ma personalmente, cioè ho letto, mi sono documentata, però poi nel corso degli anni direi che ho anche accantonato questi interessi e mi sono dedicata alla mia vita, insomma, a lavorare, faccio un lavoro come impiegata, nulla di che abbia attinenza con questi argomenti. Se non che da un paio di anni a questa parte ho avvertito l'esigenza di tornare a questi vecchi interessi e come dire, forse scoprire quelle che sono le mie vere inclinazioni che ho messo un po' da parte. E ho iniziato un percorso, io intendo, di crescita personale. E, in questo percorso mi sono fatto un regalo, ho proprio avuto la consapevolezza l'anno scorso, iscrivendomi, di aver fatto un regalo a me stessa e darmi la possibilità di ritornare a questi argomenti. Effettivamente posso dire con certezza dopo questo primo anno di scuola che questa scuola non è solo una scuola che ti prepara a livello didattico e formativo, che ovviamente è un aspetto importante, necessario nella nostra scuola, ma veramente ti porta anche a fare un percorso conoscitivo importante. Quindi io la, come dire, consiglierei lo studio della naturopatia non solo a chi eventualmente nel futuro vuole fare il naturopata, ma anche per chi è interessato, fosse interessato a fare un percorso personale. Le materie sono tutte interessantissime e secondo me alcune attingono magari la tradizione più nostra, più occidentale e più conosciuta, come appunto l'anatomia, quest'anno faremo anche l'anatomia. Recente, la più recente epigenetica, abbiamo visto, poi ci sono quelle invece più legate forse alla tradizione orientale e tutte secondo me hanno un filo conduttore, un filo che li unisce. Io la ravviso nella bellezza di quello che siamo, perché veramente scopriamo andando avanti facendo questa scuola che tutti gli aspetti di noi, da quello fisico, produttivo e psichico, sono veramente straordinarie, abbiamo delle potenzialità che se riusciamo a contattare sono veramente incredibili. E poi c'è l'apporto della natura che comunque non è solo un pezzo di sostentamento per noi, ma anche davvero ci fornisce degli strumenti di guarigione eccezionali. Quindi davvero andando avanti e studiando queste materie va da sé che sia inevitabile che comunque si accresca il rispetto e l'amore per tutti gli esseri viventi, per quello che siamo, ma per tutto. Un esempio è che sto diventando vegetariana da quando ho iniziato questa scuola, insomma si cambia. E per quanto riguarda il corpo docente posso testimoniare che sono veramente tutti, nessuno escluso, insegnanti validi, competenti, professionali, soprattutto che riescono a trasmettere entusiasmo in quello che fanno, che propongono. Non c'è stato un momento di stanchezza, sì sicuramente, perché sono comunque ore impegnative, però noia, no. Il discorso della pratica, come diceva Graziella, è importantissimo per noi. Abbiamo la possibilità ogni volta che ci vengono mostrate delle tecniche, abbiamo la possibilità di praticarle su di noi, c'è molto lavoro di gruppo anche, che è anche poi divertente, insomma, perché si apprestano proprio dei piccoli ambulatori dove ci traiamo questi lettini e ci facciamo questi trattamenti, sempre supervisionati dai docenti che comunque sono pronti ad accorrere. Volta che c'è qualche inesattezza da parte nostra, oppure comunque quando facciamo domande sono sempre molto, molto presenti. Il materiale didattico è abbondante, fin troppo, e c'è appunto la possibilità di avere continuo
un riferimento con i docenti, anche grazie appunto a questo strumento telematico. E quindi insomma, che altro dire? Secondo me è una scuola a 360 gradi, una scuola che comunque educa al benessere, e prima che al benessere come lo intendiamo noi, forse educa all'essere, cioè all'essere bene, ecco, cioè a prendere consapevolezza di quello che siamo. Quindi mi invito insomma a me. Se l'avessimo pagata mi avrebbe risposto più bene. Grazie mille di questa testimonianza, veramente, perché siamo molto grati. Ecco, la gratitudine è una delle cose che si insegna moltissimo a scuola, perché la gratitudine muove delle energie straordinarie, quindi noi siamo veramente grati. Questa sera abbiamo qui la docente, ad esempio, di PNL, che se vuole dire due parole sulla sua materia, se qualcuno vuole fare domande sulla PNL. Sì, grazie. Visto che sono tutti timidi a chiedere, allora facciamo parlare la docente di alimentazione naturale, è dovuta andare via. Quella cosa importante è che i nostri docenti veramente sono tutti straordinari, non perché li abbiamo scelti noi, ma perché veramente sono straordinari, hanno un bagaglio di esperienza incredibile, perché non tutti sono bravi a insegnare, uno può essere un bravissimo terapeuta e magari non essere bravo a trasmettere la materia. Invece abbiamo trovato dei docenti veramente straordinari e siamo molto grati anche al corpo docente. Straordinari non perché abbiamo scelto noi, ma perché loro hanno scelto noi. Grazie. Vabbè, io accenno solamente al fatto che mi occupo di comunicazione, in particolare all'interno di questa scuola. Sono anche io antropata, psicosomatica, perché vengo da studi precedenti, e quindi faccio formazione, educazione, mi occupo di apprendimento e qui specificatamente di comunicazione, perché durante tutti e tre gli anni, perché la comunicazione non è semplicemente come parliamo, ma come ci relazioniamo con l'altro. Quindi il primo anno è soprattutto dedicato a come si entra in relazione con se stessi, quindi guardarsi dentro, e come aprire la relazione con l'altro, cioè quella persona che verrà poi a parlare con naturopata quando alla fine del percorso che si sarà diventati. Quindi a creare un campo di fiducia con l'altro, che non è semplicemente capirsi, ma lasciare che l'altro possa esprimersi, quindi la capacità di ascolto, la capacità di leggere le emozioni nell'altro, entrare in sintonia con l'altro, quindi essere empatici con l'altro. E man mano, perché il vero lavoro poi è un lavoro ancora più profondo, è quello di andare sulle convinzioni della persona. Quindi il primo anno abbiamo cominciato a lavorare sulle convinzioni personali, che di solito sono gli ostacoli, normalmente sono sempre un po' limitanti le convinzioni che abbiamo, quindi riuscire a riconoscere le proprie convinzioni per essere poi aperti a lavorare con l'altra persona nel tempo per far uscire le proprie convinzioni anche all'altro, perché magari possiamo usare tantissime tecniche anche straordinarie, ma se c'è una convinzione molto forte che ci limita, che ci portiamo dietro, le cose girano e trovano un altro modo per riemergere in un altro modo, in un'altra modalità. Quindi insomma è un cammino lungo e credo anche molto piacevole. E anche noi facciamo dei lavori con esercizi pratici, no? Per cui ci si mette in gioco. È una cosa molto, molto, molto bella e credo anche di grande cambiamento.